E rieccoci con voi. Facciamo un abbraccio forte oggi. Sapete come facciamo? Io e Gioele ci abbracciamo e teniamo le braccia così, così qui è come se ci fossi tu, ok? Uno, due, tre, stretti, forti, forti, forti. Dio vi benedica. Come state? Sicuramente Gesù vi sta portando avanti. Oggi vogliamo andare al mare. Al mare. Sì, racconteremo una bellissima storia. Proprio ambientata nell'acqua. La storia di un pesciolino piccolino come voi, che voleva sapere tante cose. Voleva sapere di che, perché era colorato così, voleva sapere perché aveva le bollicine nel naso, finché un giorno volle sapere una cosa che nessuno riusciva a dirgli la giusta risposta. Questo pesciolino si chiamava Briciola. Come si chiamava, Gioele? Briciola. Briciola, era piccolino, per questo che lo chiamavano Briciola. E un giorno volle sapere che cos'era l'acqua. E andando nel mare incontrò il pesce spada e gli chiese: Signor Pesce Spada, signor Pesce Spada. Sì, Briciola, dimmi. Ma è vero che esiste l'acqua? L'acqua? Ma io non ne ho mai sentito parlare. Prova a chiedere qualcun altro. Così Briciola continuò a viaggiare nel mare e incontrò la signora Sardina. Signora Sardina, signora Sardina. Sì, Briciola. Ma è vero quello che si dice in giro? Che cosa si dice in giro? È vero che esiste l'acqua? L'acqua! No, non ne ho mai sentito parlare! Prova a chiedere a qualcun altro! Così Briciola non era contento che nessuno sapesse rispondergli e continuò a nuotare nel mare finché incontrò il pesce palla. Signor Pesce Palla, signor Pesce Palla. Sì, Briciola, dimmi! Ma è vero quello che si dice in giro? Che cosa si dice in giro, Briciola? È vero che esiste l'acqua? L'acqua? Ma forse mio nonno mi parlava dell'acqua. Ma io non lo so se esiste l'acqua. Prova a sentire con la grande balena bianca. No, Briciola, la balena è brava e se può ti aiuterà. Così Briciola continuò a nuotare finché incontrò una grande montagna grigia. Era la balena. Signora Balena, signora Balena. Chi è che mi chiama? Sono io, Briciola. Ciao, Briciola, che cosa vuoi? Ma è vero quello che si dice in giro? Che cosa si dice in giro? Ma è vero che esiste l'acqua? Come posso insegnare a questo pesciolino l'acqua? Vieni con me, Briciola. Saliamo in superficie. Ma io non ci sono mai stato. Stai tranquillo, Briciola. Ci sono io con te. Così uscirono sulla superficie dell'acqua. E Briciola incominciò a vedere le cose meravigliose che c'erano. Signora Malena, Sì, Briciola. ma cos'è quella cosa blu 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 sopra la mia testa? È il cielo, Briciola, ti piace? Ci, 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 ci. Signora Balena, Dimmi, Briciola. cos'è quella luce gialla sopra la mia testa? È il sole, Briciola, ti piace? Ci, 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 ci. Cosa c'è, Briciola? Qualcosa. Sì, Briciola, che cosa ti manca? Non lo so. Briciola, sbrigati. Che cosa ti manca? No, Briciola, è qualcos'altro a mancarti. Sbrigati, Briciola. Mi manca l'acqua.
briciola e la balena ritornarono nell'acqua. Tu, briciola, mi chiedi che cos'è l'acqua? Quando tu vivi nell'acqua, è intorno a te, sopra di te, sotto di te, a destra, a sinistra, e se apri la bocca entra anche dentro di te. Questa è l'acqua. E sapete, bambini, molti chiedono chi è Dio. E sapete, bimbi, Dio è sopra di noi, sotto di noi, davanti a noi, dietro a noi, è dappertutto. E noi possiamo pregare Gesù. È più dell'aria che respiriamo, è più dell'acqua che beviamo. Quando vi svegliate la mattina, aprite gli occhi, è Dio che ve li fa aprire. Quando la sera andate a riposarvi, è Dio che vi aiuta a dormire. Quando vi trovate davanti un bel piatto di maccheroni, è Dio che ve l'ha provveduto. E qualsiasi momento voi potete pregare Gesù e sentirlo così vicino. Lui è lì con voi anche in questo momento, anche in questo momento che stiamo molto in casa, ma Lui è vicino a noi e sa capirci. E adesso Gioele ci leggerà un salmo bellissimo, il 139, che ci dice, proprio ci parla di Dio, che è sopra noi, sotto noi, a destra, a sinistra, ci circonda. Con Gesù siamo al sicuro. Al direttore del coro, salmo di Davide. Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la Tua parola non è ancora sulla mia lingua, che Tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai fronte alle spalle e poni la mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare nell'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che mi hai formato, i reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sarò ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te? Io odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Amen! E adesso vogliamo cantare Io un Dio molto, molto grande, che conosce i giorni della nostra vita, conosce le nostre ossa, conosce quando piangiamo, conosce quando ridiamo, conosce tutto di noi. Amen.
Io un Dio molto molto grande. Io un Dio molto molto grande. Meraviglioso è. Sempre amoroso, sempre vittorioso. Meraviglioso è. Tu hai un Dio molto molto grande. Meraviglioso è. Sempre amoroso, sempre vittorioso. Meraviglioso è. Abbiamo un Dio molto molto grande. Meraviglioso è. Sempre amoroso, sempre vittorioso. Meraviglioso è. E adesso vogliamo pregare Gesù, che si cura di noi, che oggi ci ha fatto capire un'altra cosa bellissima, che Dio c'è e Dio è dappertutto. Amen. Vogliamo pregare Gesù. Grazie, Signore, di questa giornata che ci hai donato, Signore. Aiuta gli ammalati, Signore, i bisognosi. Aiuta chi non ti conosce, Signore. Aiutaci da questo periodo, Signore. Aiuta i bambini della scuola domenicale, le loro famiglie, aiuta tutti. Me e la mia famiglia, in nome di Gesù. Amen. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. E Isaia 54. E vi voglio cantare un canto che in questi giorni mi sta incoraggiando tanto. Sicuramente forse mamma e papà lo conoscono e lo potete cantare insieme. Siete pronti? Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro come Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro come Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama, come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato. Non ti abbandonerò, no, no, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, no, no, non ti abbandonerò, no, no, per sempre con te resterò. Ancora, non ti lascerò, no, no, non ti abbandonerò, no, no, per sempre con te resterò. Amen. Adesso guardate questi versi, sono tre del Salmo 139 che Gioele ha letto prima. Fateveli leggere tante tante volte e imparatene un pochettino al giorno. E ricordatevi, Dio c'è e ci ama tantissimo. Alla prossima, vi vogliamo un sacco di bene! Ciao bellissimi!